Mi chiamo Silvio Albanese, sono il referente dell'Associazione dei Papà Separati per il Friuli Venezia Giulia e mi occupo dell'assistenza dell'associazione nella zona, insomma, quindi coordino il movimento. La riforma del diritto di famiglia del 1975 modifica l'articolo 155 del Codice Civile e seguenti, laddove si parla che la regola è l'affido esclusivo, cioè il bambino, la prole viene affidata prevalentemente a uno dei due genitori e l'altro vede compressa la sua potestà genitoriale e ridotta a mero controllo di quello che fa il genitore affidatario. Circa il 90-92% dei casi erano affidi esclusivi alle madri e c'erano questi padri che volevano recuperare terreno e hanno cominciato a portare avanti questa battaglia. Questo movimento all'inizio degli anni 90 da Napoli e poi si espande in tutta Italia produce la legge sull'affido condiviso, perché è una legge che nasce dal basso poi alla fine, negli ambiti associativi, e viene promulgata nel 2006. Affido condiviso ribalta la storia, la regola diventa affido condiviso, il figlio si dice che ha diritto a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori anche dopo la separazione. C'è magari in alcune circostanze un occhio di riguardo per la donna, questo sì, perché noi non possiamo ignorare che nella gran parte dei casi la casa coniugale rimane la moglie, che continua ad abitarla insieme ai figli, come i bambini è giusto che rimangano nell'habitat naturale nel quale sono nati, cresciuti, eccetera. Però molto spesso è la donna che rimane con loro dentro la casa coniugale. È giusto che la donna riceva un assegno di mantenimento. Chi esce di casa deve trovarsi un'altra abitazione, quindi o ha i genitori ancora in vita oppure la situazione può diventare anche drammatica. Possiamo affermare che per alcuni aspetti l'uomo sia il soggetto debole dopo i figli, naturalmente, cioè, quindi nella contrapposizione uomo-donna. Dobbiamo accettare l'idea che esiste una nuova generazione di padri, padri che vogliono continuare a essere padri anche dopo la separazione. Molto spesso sono allontanati dalla casa, allontanati dagli affetti. A volte i papà questo lo capiscono poco e riducono, no, tutto al problema dell'assegno, a volte molto alto, ribadisco, perché anche noi abbiamo avuto dei genitori, dei papà, costretti a dormire in macchina per alcuni periodi, perché non avevano i soldi per procurarsi un appartamentino. L'operaio, 44 anni, separato da 3, due figlie ora affidate alla ex moglie, vive in una casa speciale che ospita padri in difficoltà. No, è sempre il movimento dei papà separati che ha dato avvio a questo tipo di strutture, questi appartamenti. Credo ce ne siano a Bolzano, Genova e Roma, oltre che a Milano. Noi qui in Friuli ci siamo interessati per fare qualcosa del genere. Devo dire che i finanziamenti sono il problema grosso. Le grandi difficoltà che incontrano i padri sono queste. La più importante, la più sentita, quella che almeno io ho visto nelle nostre associazioni, è quella di papà che non riescono ad avere un rapporto continuativo con i figli dopo la separazione. Questo è il dolore più grande, cioè continuare a poter educare. Quindi capita che il bambino abbia sempre qualcos'altro da fare quando lo devi andare a prendere a giornata di visita o è malato e dall'altra parte. Quindi la vera difficoltà ad incontrare questo figlio. Statisticamente sono più le donne che sottraggono la prole al genitore maschio, insomma, piuttosto che il contrario. In quest'ultimo periodo un argomento mi sembra abbastanza noto sulle cronache nazionali è quello della signora Marinella Colombo, che aveva sottratto i minori al papà tedesco, li aveva portati non si sa bene dove, poi insomma. L'atto estremo è stato quando ho dovuto strappare di forza i miei figli da dove si erano nascosti per portarli da quello che gli faceva l'interrogatorio. Anche nella nostra esperienza sono le mamme che per lo più decidono di trasferirsi da un'altra parte d'Italia o addirittura all'estero per mutate esigenze di vita o per seguire una nuova storia o per inseguire un lavoro, e quindi hanno il figlio con sé e lasciano il luogo dove il bambino è cresciuto fino a quel momento per seguire la loro strada. Affidare il figlio al padre, o comunque collocarlo a vivere presso il padre, comporta una serie di studi molto più approfonditi
rispetto a quello che può essere per lasciarlo alla madre. Un papà, per ottenere veramente che il figlio continui a vivere con lui, deve fare molta più fatica. I figli sono delle mamme e i padri diventano semplicemente dei bancomat o dei limoni da spremere. È una persona come Tiberio Timperi che porta la sua esperienza, ma anche Matteo Seremi, il portiere del Brescia, che anche lui ha fatto un'intervista dalla fine della partita, ricorderete. Sono contentissimo perché speravo proprio di arrivare in questo momento a essere migliore in campo per poter dire salutare i miei figli che non li sento e non li vedo da tantissimo tempo, non per volere mio. Insomma, è importante per richiamare l'attenzione su problematiche di questo tipo. E cerco di lottare non solo per mio figlio, ma per tutti quanti gli altri. Tiberio Timperi fa parte e sostiene il nostro movimento. Nel nome dei figli di Vittorio Vezzetti è un libro autoprodotto. L'interesse di questo manifesto è quella di proteggere la prole. Sono raccolte delle storie vere, delle storie di associazionismo, cioè di persone che si sono rivolte all'associazione, in questo caso di Varese, ma la storia di Varese è uguale a quella di Udine, a quella di Roma o di Napoli, che sono emblematiche delle problematiche che vivono i genitori separati. L'attività delle associazioni ha una sua importanza, anche quella perché si permette lo sfogo della persona. Nei nostri incontri settimanali vediamo delle persone che arrivano con una carica di aggressività, di rabbia notevole, perché assumono di essere stati lesi nei loro diritti. Non facciamo miracoli, però dar loro la possibilità di sfogarsi, di parlare, di avere l'indirizzo psicologico, il confronto legale, eccetera, abbassa i toni. Diciamo che fra i nostri iscritti non abbiamo casi eclatanti come purtroppo spesso se ne sentono, non perché siamo bravi noi, probabilmente perché non sono capitati i delinquenti o forse perché abbiamo dato l'occasione di sfogarsi, perché qualcuno ogni tanto arriva all'incontro settimanale dicendo stavolta la faccio fuori, poi non lo fa più. Sì, mi è capitato spesso, più spesso di quanto si potrebbe pensare, di uomini che vengono a riferire di essere stati picchiati dalle mogli, sì, o comunque di averle prese e di non aver reagito. È più forte della donna, quindi se volesse reagire potrebbe farlo. Mediamente la donna agisce una violenza più sottile, meno fisica ma più psicologica. Anche gli uomini sono esperti di violenze psicologiche, non dico di no, però per l'uomo mediamente è più facile l'azione fisica, insomma la coartazione fisica.